tutti e a tutte! Con il mio cappello in testa oggi vi parlo di come scambiare, acquistare o vendere libri. Diverse persone mi hanno chiesto su Instagram dove acquisto i libri, come faccio per scambiarli, cose così, e quindi ho pensato di fare proprio un video risposta a tutto ciò. Cominciamo con l'acquisto. Io sia quando ero in Italia sia per forza di cose adesso che abito all'estero ho sempre acquistato, o comunque nella maggior parte dei casi, ho acquistato tramite siti online, perché in linea di massima nei siti online si trova sempre qualche promozione rispetto ad una libreria fisica. Il sito che utilizzo nel 99% dei casi è Amazon, che di suo ha sempre un 15% di sconto sui libri che vende. Un altro sito che ultimamente tengo piuttosto d'occhio è IBS. IBS infatti tende a fare molte promozioni anche con una bella percentuale di sconto. Ci sono anche a volte libri al 25% di sconto o addirittura al 50% di sconto, quindi anche IBS dovete tenerlo sempre d'occhio. Poi se volete acquistare libri usati potete andare nel sito di Libraccio. Io mi sono avvicinata da pochissimo ai libri usati e con Libraccio non mi trovo né bene né male. Cosa vuol dire? Allora, innanzitutto, molto spesso i libri mi arrivano in buone condizioni, raramente in ottime condizioni. Ci sono stati comunque dei libri che io ho ricevuto come usati, li ho pagati a meno di metà prezzo e mi sono arrivati come nuovi. Ci sono state delle volte che i libri usati che ho acquistato dal sito di Libraccio mi sono arrivati in pessime condizioni, con copertine strappate, vabbè, le pagine ingiallite ci stanno, le parole sottolineate ci stanno, quello che più mi ha dato fastidio sono le copertine strappate. Però, tutto sommato, mi sto abituando all'idea di avere anche questo tipo di libri nella mia libreria, perché mi stanno da libri vissuti, così come lo sono magari i miei libri, anche se i miei libri non hanno mai le copertine strappate, sia chiaro. In qualche modo mi piace sognare sul proprietario che appunto aveva quel libro prima di me. Potete acquistare libri usati da Libraccio non solo sul loro sito online, ma anche nel loro negozio, perché solitamente le città più grandi hanno appunto anche un negozio di Libraccio IBS. Un'altra cosa sul fatto che io non mi trovo né bene né male su Libraccio è perché se voi, molto spesso anzi, mi è capitato di selezionare una serie di libri che volevo, che il sito mi diceva che erano disponibili, e dopo una settimana, quando ormai io pensavo che il mio ordine fosse in procinto di partire, mi arriva una mail con scritto «Mi dispiace, ma questo libro non è più disponibile». Alla fine poi loro ti dicono «Proviamo a vedere se altri negozi di Libraccio hanno quel libro che eventualmente te lo mettiamo nell'ordine». Passa minimo un'altra settimana, ti arriva un'altra mail, mi arriva un'altra mail con scritto «Niente, non abbiamo trovato questo libro, ti spediamo i libri che abbiamo trovato». E a volte ho aspettato anche un intero mese per avere un pacco di Libraccio. Quindi capite bene che non sempre mi trovo benissimo con il loro sito, però per acquistare libri usati va anche bene. Poi, sempre per l'acquisto di libri, dovete stare molto attenti ai siti delle case editrici. Ad esempio, siete interessati ai libri di Feltrinelli, ai libri di Bau Publishing, ai libri della Fazzi, state attenti ai loro siti, magari iscrivetevi alla loro newsletter, ho sempre problemi a dire questa parola, e cose così, perché anche le case editrici a volte fanno dei buoni sconti. Ad esempio, verso settembre-ottobre la Fazzi aveva fatto tutti i loro libri, tutti, o forse la Collana alle Strade, non mi ricordo con precisione, comunque di libri ce n'erano una caterba, con lo sconto del 25%, e così Bao tendenzialmente a settembre ogni anno tende a fare appunto lo sconto del 25% sulle loro graphic novel. Quindi prestate molta attenzione anche ai siti delle case editrici, perché spesso potrete trovare dei buoni libri in sconto.
Poi, se volete acquistare dei libri in lingua, io da pochissimo, e grazie ad una ragazza che mi aveva scritto su YouTube, non mi ricordo il nome, ho scoperto che esiste Book Depository. È un sito dove appunto vengono venduti libri in lingua inglese. Non so se ci siano libri anche in altre lingue, io ho guardato solo libri in lingua inglese, non mi sono posta in realtà il problema se ci fossero anche in altre lingue. Comunque, i libri in lingua inglese è molto bene acquistarli su Book Depository perché non hanno le spese di spedizione, mentre Amazon spesso sì. Questo era tutto quello che io so per quanto riguarda l'acquisto dei libri e quello che io vi consiglio per quanto riguarda l'acquisto dei libri. Ovviamente poi c'è da considerare anche l'acquisto da privati. Per quanto riguarda lo scambio e la vendita, sono molto più ignorante in materia. Allora, per quanto riguarda lo scambio, io so che esiste Acciobooks. Acciobooks è, secondo il mio misero punto di vista, è un buon sito. Il problema è che io abito all'estero e quindi non ne posso usufruire. L'ho scoperto quando ero già all'estero. Se lo avessi scoperto quando abitavo ancora in Italia, probabilmente avrei usufruito di questo sito. Sostanzialmente voi avete la possibilità di inserire una vostra libreria virtuale con tutti i titoli, non solo che avete, ma soprattutto con i titoli che avete interesse a scambiare o magari anche a vendere, perché se non ricordo male, con la nuova versione di Acciobooks si possono anche vendere i libri, anche se sostanzialmente in teoria questo sito è nato proprio come scambio di libri. Quindi voi potete appunto mettere i vostri libri in scambio, potete andare alla ricerca di altre persone, se magari hanno i titoli che vi interessano e provare a fare delle proposte con i titoli che avete voi e così via. Potete quindi provare a scambiare libri tramite Acciobooks. Io ripeto, non lo faccio semplicemente perché abitando all'estero avrei delle spese di spedizione piuttosto elevate. Per quanto riguarda la vendita dei libri, al di là del fatto che c'è sempre il privato che può acquistare il tuo libro, io direi che come siti lo stesso citerei Acciobooks e Libraccio. Acciobooks perché appunto, se non ricordo male, la nuova versione ha aggiunto la possibilità di vendere libri e non solo quindi di scambiarli. Libraccio perché se voi vi recate in un negozio fisico di Libraccio potete tranquillamente vendere tutti i vostri libri usati. Io non l'ho ancora fatto, anche se appunto ho intenzione di farlo, però so che la percentuale di soldi che Libraccio vi dà per il vostro libro è molto molto bassa. Libraccio paga molto nel momento in cui voi vendete libri universitari. I libri classici, diciamo, di narrativa, non immaginatevi di prendere metà del prezzo con cui li avete acquistati. Poco probabile, se non addirittura impossibile. Bene ragazzi, erano tutte le mie informazioni, sperando di non essermi dimenticata nulla per strada, riguardo allo scambio, alla vendita e all'acquisto di libri nuovi e usati. Spero che riusciate a vedermi, perché mi rendo conto che dentro questa stanza oggi è buissimo, ma vi giuro sono le 2 del pomeriggio, quindi mi dispiace, ma qua l'inverno gallese è alquanto orribile. Detto questo, comunque, qua sotto, come sempre, trovate tutti i miei social, i blog, la pagina Facebook, Twitter, Instagram e Goodreads. Se mi ricordo, vi lascio anche magari il sito di Acciobooks e di Libraccio. E detto questo, direi che ci possiamo vedere al prossimo video. Ciao!